Radio Radicale con la vicepresidente della Camera Marina Sereni del Partito Democratico per parlare dell'elezione dei giudici della Corte Costituzionale. Allora, molti si aspettano una fumata bianca per la prossima votazione, ma i radicali sono in digiuno di dialogo nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio per arrivare subito a queste elezioni. Innanzitutto, lei è d'accordo con questa iniziativa e che tipo di valutazione generale può fare su questo stallo che si è creato? Ma io sono d'accordo con l'urgenza di superare questo stallo. La Corte Costituzionale è un elemento, è il massimo organo giurisdizionale, è un organo che deve essere messo nelle condizioni di funzionare. Ed è evidente che con la mancanza di ben tre membri basta un niente, cioè basta che uno degli attuali membri abbia il raffreddore per impedire alla Corte Costituzionale di funzionare. Questo non va bene, non fa bene alla democrazia, non fa bene al Parlamento, e questo è il motivo per cui il Parlamento deve assolutamente trovare il modo per ricomporre il plenum della Corte. Naturalmente, per fare questo, la responsabilità è nelle mani dei gruppi politici. Bisogna trovare degli accordi alla luce del sole, in maniera trasparente, però io non condivido chi pensa di dover votare per forza dei giudici costituzionali che corrispondano alle sue aspettative. Io credo che in un grande Parlamento, grandi forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, debbano essere disponibili anche a votare per persone che la pensano diversamente da loro, purché siano qualificate dal punto di vista professionale e abbiano le caratteristiche che la legge impone, cioè la possibilità di essere dei giudici imparziali. Io credo che i nomi che sono circolati sono tutti nomi che hanno queste caratteristiche. Ecco, nessuno mette in discussione il valore di tutti i nomi che sono circolati, però il rimprovero che viene posto dal Movimento 5 Stelle a queste candidature è di essere troppo politicizzate. Si è ricordata l'esperienza politica del professor Barbera, l'attuale dell'avvocato Sisto, che è stato presidente della prima commissione, Pitruzzella e lo stesso Piepoli che fa parte di questa assemblea. Ci sono delle valutazioni da fare su questo, ritiene che siano superflue? Ma guardi, si potrebbero fare molti esempi di personalità che sono andate alla Corte Costituzionale venendo dalla politica e hanno dimostrato concretamente nel loro operato di essere persone ligge a ciò che la Costituzione assegna a quell'organo. Quindi io assolutamente non condivido questo schematismo. Credo che la carriera politica, adesso nel caso specifico di Barbera, sia molto risalente nel tempo, la sua militanza politica è molto antica. Di lui non si può davvero dire che sia un uomo di parte, basta andare a guardare la sua letteratura, il suo profilo appunto scientifico. E io penso che il Movimento 5 Stelle sbaglia ad affermare questa linea di demarcazione. Noi non abbiamo cercato il dialogo solo con alcuni, abbiamo cercato il dialogo con tutti, credo che questo sia giusto nelle regole, però credo anche che chi si dispone a cercare delle intese non può porre dei veti. Un'ultima questione che è tecnica e quindi il suo aiuto è fondamentale da vicepresidente della Camera. Noi abbiamo visto 3 giorni fa che il presidente del Senato, ovvero la seconda carica dello Stato, ha ventilato l'ipotesi di votazione ad oltranza per i giudici della Corte Costituzionale. Allora, noi siamo in una vigilia di sessione di bilancio. Innanzitutto, non sarebbe stato meglio che diciamo, la decisione o comunque la valutazione fosse stata fatta insieme alla Presidente della Camera? Ed è possibile fare delle votazioni ad oltranza in questa fase, anche se oggi mi sembra che Grasso parli di periodo tra Natale ed Epifania? Ma guardi, capisco la preoccupazione del Presidente del Senato, così come quella della Presidente della Camera, che raccolgono a entrambi un forte stimolo che è venuto dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il calendario delle votazioni congiunte in seduta comune va deciso congiuntamente dai due Presidenti, quindi è necessario sentirsi, parlarsi e concordare delle date. Il dire facciamo delle sedute a
oltranza può essere un modo per mettere le forze politiche nella, diciamo, nella urgenza di decidere di trovare le necessarie intese. Tuttavia è evidente che abbiamo un calendario anche piuttosto impegnativo, con la necessità di approvare entro la fine dell'anno la legge di stabilità sia alla Camera che al Senato, però io confido, non mi pare quello il problema più grande. Ecco, devo dire che Camera e Senato saranno sicuramente in grado di trovare lo spazio per le sedute comuni necessarie. Ciò che è urgente è che riprenda il dialogo politico tra tutte le forze parlamentari. Bene, la ringrazio alla Vicepresidente della Camera, l'onorevole Marina Sereni del PD.